Bella Ballers, benvenuti in questo nuovo video. Oggi scopriremo 3 paia di scarpe ottime da utilizzare al campetto. Mi raccomando, guarda tutto il video perché alla fine vi svelerò il codice sconto esclusivo per noi Ballers da utilizzare su Petrolio Shop. Avrai il 10% di sconto su tutta la merce di Petrolio Shop, quindi scarpe, palloni, costumi, magliette, ciò che vuoi. Un ringraziamento speciale a Petrolio Shop che ci ha spedito queste 3 paia di scarpe, scopriamole insieme. Facciamo prima una piccola premessa: non ci sono scarpe migliori per il campetto, o meglio, esistono scarpe che performano meglio sulle diverse superfici di ogni campetto. Questo dipende molto dal tipo di suola e dalle sue caratteristiche, quanto è dura, quanto ha grip e così via. La prima cosa che si cerca in una scarpa da campetto è la durevolezza, ovvero quanto la scarpa dura nel tempo, perché giocare al campetto tende ad usurare più spesso e più velocemente la scarpa. Le scarpe che andremo a vedere oggi saranno scarpe adatte a diversi tipi di ruolo e diversi tipi di gioco. Però prima non perdere lo scarpometro sul nostro sito web, trovi il link qua sotto in descrizione. È un tool semplice ed intuitivo che ti farà scoprire le migliori scarpe adatte al tuo tipo di gioco, ruolo e peso. Le scarpe in questione oggi sono le Under Armour Spawn 4, le Zion 1 e le LeBron Witness 6. Partiamo subito con il peso. Per quanto riguarda le Under Armour Spawn 4 abbiamo 352 grammi, veramente molto molto leggere. Per le Jordan Zion 1 abbiamo 385 grammi, ancora sulla fascia diciamo medio leggere. E ovviamente per quanto riguarda le LeBron saliamo sopra i 400 grammi, circa 405 grammi per queste Witness 6. Ovviamente le scarpe di LeBron sono sempre le più pesanti in questione, però se ragioniamo sul fatto che queste scarpe sono state progettate per un giocatore di quel calibro, proprio appunto come LeBron, il peso è abbastanza giustificato. Poi scopriremo dopo per quali ruoli sono adatte. Se cerchi scarpe leggere e soprattutto traspiranti, ti consiglio le Under Armour Spawn 4. 352 grammi, veramente molto molto poco. Se pensiamo, le Kerry 9 pesano 325, queste pesano solo 25 grammi in più e che sono praticamente impercettibili. Mentre se cerchi una scarpa con buona traspirazione e di taglio medio-alto, ti consiglio le Zion 1. Pesano 385 grammi, stiamo vicino ai 400, ma comunque la pesantezza non si nota tantissimo, perché i materiali sono molto molto fini e leggeri. Parliamo ora dell'ammortizzazione. Partiamo sempre con le LeBron. Queste scarpe hanno qualcosa mai visto prima d'ora, o comunque qualcosa di veramente stravagante. Il pattern a spina di pesce funziona meglio nei campi all'aperto, quindi outdoor sui campetti, rispetto ai campi al chiuso, ed è anche per questo che noi l'abbiamo scelte da inserire in questa classifica delle migliori scarpe da campetto. Abbiamo invece un pattern più o meno irregolare, una sorta di spina di pesce anche qui per le Zion 1. Risponde bene, ma sono leggermente più scivolose rispetto alle LeBron, quindi rispetto alle precedenti. Per le Spawn 4 invece abbiamo questo pattern irregolare, risponde bene a tutti i cambi di direzione. Per esempio questo pattern l'avrei inserito anche sulle Kerry 9, secondo me è meglio questo rispetto a quello che c'è lì. Però comunque devo dire, veramente not bad, consigliato se fai tanti cambi di direzione, soprattutto repentini. Parliamo dei materiali. Ok, è il momento delle Zion 1. Materiali decisamente molto 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 fini, tendono ad usurarsi velocemente, quindi nota a sfavore per le Zion 1. Però comunque queste scarpe compensano grazie alla suola che è molto dura e duratura nel tempo. Per quanto riguarda i materiali delle Spawn 4, sono decisamente i più traspiranti. Come potete vedere qui l'aria passa decisamente molto molto bene, e se andate a giocare al campetto con 40 gradi sono quelle che vi consiglio, anche perché sono quelle che fanno passare più aria possibile, quindi il piede godrà di più traspirazione. Mentre per le LeBron Witness 6 troviamo anche qui materiali fini, più spessi però rispetto a quelle delle Zion 1. Sono traspiranti, soprattutto qui potete vedere sulla linguetta, e si adattano bene al piede. Prima di scoprire però quali sono le scarpe adatte al tuo stile di gioco e alle tue esigenze, iscriviti al canale, metti like a questo video e seguici su tutti i social, Instagram e TikTok. Recap. Tutte e tre queste scarpe rispondono bene su ogni tipo di campetto perché hanno una suola decisamente dura, ed è per questo che ve le consigliamo. Inoltre, se sei un player o una guardia, ti consigliamo le Under Armour Spawn 4. Avrai comunque a tua disposizione leggerezza, traspirazione,
e tantissima mobilità della caviglia, essendo una scarpa di taglio basso. Se sei invece un'ala piccola o un'ala grande, ti consigliamo le Zion One. Piccola pecca i materiali, comunque c'è buona traspirazione, la suola è decisamente dura e anche la trazione funziona abbastanza bene. E soprattutto se cerchi una scarpa di taglio medio alto, queste sono le scarpe adatte a te. Invece se sei uno di quei centri che si piazza sotto al canestro e fa culate con chiunque passi per il campetto, allora le LeBron fanno decisamente per te. Sono ovviamente più pesanti rispetto alle altre, come abbiamo detto in precedenza, 405 grammi per queste LeBron Witness 6, però comunque c'è buon ritorno di energia, materiali comunque abbastanza traspiranti e soprattutto tantissimo riparo dagli impatti, cosa che se sei un centro di mazzate ne prendi tante. Per quanto riguarda invece i prezzi, che so che vi interessano tantissimo, partiamo con le Under Armour Spawn 4, le trovi su Petroleo Shop a 110 euro. Anche le LeBron Witness 6 le trovi su Petroleo Shop sempre a 110 euro, mentre le Zion 1 a 120. Ma vi ricordo che potete utilizzare il nostro codice sconto del 10% su tutto e anche su queste tre paia di scarpe. Comunque le colorazioni sono tutte sugose, forse quelle delle Under Armour un pochino meno, ma sono basic, cioè a chi piacciono le colorazioni basic. Mentre se cerchi qualche colorazione un pochino più sugosa, che va sul rosa, sull'azzurro, è decisamente estiva anche questa, delle Zion, ti consiglio queste due paia di scarpe. Il video di oggi è giunto al termine, ti aspetto per il prossimo video sempre qui sul nostro canale YouTube. Mi raccomando, iscriviti per non perdere nessun tipo di aggiornamento e seguici su TikTok e Instagram. Bella Ballers!